Va al Borgaro il big match della 13ª giornata di Eccellenza. La squadra di Cacciatore si impone per 3-1 al Margaroli. Nella prima frazione di gioco partono bene gli ospiti. Al decimo, ripartenza veloce sulla destra condotta da Magalès, cross sul secondo palo per Romani che tutto solo non impatta bene e manda alto. Al 27esimo arriva il gol del vantaggio. Bella azione di Zunino sulla destra, una volta sul fondo mette un pallone d'oro per Tindo che solo in area di rigore la piazza sotto la traversa. La reazione dell'Accademia non si lascia attendere. Al 38esimo, bella azione di Geno che entra in area, scarta un difensore davanti al portiere, angola troppo e scheggia il palo alla sinistra di Vero. Al 40esimo, ancora Accademia, Orlando si destreggia sulla sinistra, trova lo spazio per la conclusione, palla deviata a un difensore in angolo. Timide proteste per un tocco di mano di Francia, l'arbitro lascia proseguire. Sul conseguente corner arriva il pareggio. Bella girata di Orlando che dall'altezza del dischetto batte di potenza Vero e si va al riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa però parte molto bene il Borgaro, al secondo trova l'incrocio dei pali, calcio di punizione a posizione defilata sulla destra, Zunino prova a sorprendere Salina sulla sinistra, palla accarezza l'incrocio dei pali. Al 14esimo la svolta della gara. Brutta entrata di Casarotti su Magalès per il direttore di gara è da rosso diretto e Accademia in 10 uomini. Ne approfitta immediatamente il Borgaro che al 18esimo trova il gol del sorpasso. Ingenuità difensiva, tirapelle attardato su Tindo al limite dell'area. Il centrocampista controlla e si libera al tiro. Salina si lascia sfuggire il pallone che si insacca nell'angolo. Al 19esimo è ancora Borgaro, veloce ripartenza sulla sinistra in molfetta, uscita tempestiva di Salina che respinge di piede. Al 23esimo Molfetta tira da posizione defilata sulla sinistra, Salina alza sulla traversa con la punta delle dita. Il gol che chiude l'incontro arriva al 24esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo rimpallo fortuito che prema Magalès che appostato sul secondo palo insacca. Al 43esimo l'ultima occasione della gara, incursione per vie centrali di Bellino che mette a sedere tutti e anche Salina. Il portiere però ha un guizzo decisivo sulla conclusione a mano aperta, mette in angolo. Il Borgaro oltre ai tre punti conquista anche la vetta della classifica. Per l'Accademia è crisi di risultati.